Welcome back to Cook and Learn! Welcome back to Cook and Learn! Sei antipatico! No, ma sembravi un paesana! Ma cos'è un paesana? Vedrai cosa sembri tu in cucina! Adesso mi aiuti, faremo un'insalata tirolese con insiemi gustosi Buon Duel! Quando cominci a puntare la dita io mi provo! Comunque Buon Duel ho capito, il resto hai detto anche insalata? Insalata, vediamo gli ingredienti, va, che ti faccio il riassunto. So, allora aspetta che lo dico. Now the ingredients. Per l'insalata tirolese con insiemi gustosi Buon Duel abbiamo bisogno di 3 fette di pane nero, 80 g di speck, un goccino di olio, qualche ago di rosmarino, una lattina di insiemi gustosi, lenticchie, farro, carote e piselli Buon Duel e una busta di tenere insalatine sempre Buon Duel. So John, are you ready to cook? Yes, I'm ready to cook. Allora, abbiamo messo un goccino di olio in questa padella a scaldare e mettiamo i crostini di pane che abbiamo tagliato. Croutons, they're called. Che è francese, giusto? E non dovevi insegnarmi l'inglese? Yeah, è vero. No, ma ti chiedo perché non so, crouton è francese? I think so. I think. Poggia bene la lingua sui denti. Think, non posso fare... No, fera la lingua, anche questa francese. Senti questa francese, fera la lingua. Dai, fera, guardami, guarda. Think. Ma qua che sembra una lezione dal dentista più che altro. This is, sorry, non metti questo è legno. Quello no. Rosemary. Qualche ago di rosemary. But we don't really use it. Cioè, a little bit of rosemary. Prova. A little bit of rosemary. Sembra una registrazione di me, lei. Ma una registrazione buona o una registrazione cattiva? No, very good. Poi? Cosa c'è? Poi niente, 2-3 minuti li lasciamo croccantizzare. It's a very nice smell. Cosa ho detto? È un ottimo profumo. It's true. Guarda che sta imparando bene. Abbiamo fatto i crostini di pane nero e adesso procediamo con lo speck. Perché chiama pane nero se è marrone? Anche tu una licenza poetica. Sono troppo pignolo. Fastidious non vuol dire fastidiosa. È un false friend, un falso amico. Un amico, che non vuol dire una che non ti chiama mai e poi ti parla dietro le spalle. Vuol dire una parola che è uguale in inglese, uguale in italiano, però hanno significati diversi, capito? Padella vuota sul fuoco, la facciamo scaldare per bene. In inglese? Scaldare? No, è facile così. Padella vuota. Wide pan. È importante buttarti, importante divertirti. E io mi diverto un sacco quando parlo inglese. Allora, an empty... Empty pan. Pan. Perché ho detto wide? Ma wide lo sapevo, è larga. Infatti. Ma perché anche larga? Hai voluto... Oddio. Sei molto ambizioso. Ma, bene, abbiamo fatto scaldare. Senza grassi aggiunti mettiamo il nostro speck tagliato a striscioline. So we're toasting the speck. Toast. Toast. Come brinzi. Bene, questo, guarda, un minutino ed è pronto. Sarà bello crispy and delicious. John, allora, impiattiamo. Your salad, madam, is here. Ma non un'insalata qualsiasi, John. Noi qua oggi abbiamo le tenere insalatine. Infatti, mix. Non tutti gli insalati qualsiasi. Only tender salad. Un mix squisito di insalatine. An exquisite mix of... Little salads. Little leaves, I don't know. Ok, little salads va bene. Poi abbiamo la nostra insalata tirolese, gli insiemi gustosi di piselli, farro, carote e lenticchie. E infine ultimiamo con i crouton di pane nero. Ok, abbiamo... We have the black bread that's not black. Yes, that's brown. E poi il crispy speck. Well possiamo done. Dire speck? Tu dillo. Crispy speck. Cos'è? John, il nostro piatto è pronto. L'insalata tirolese con insiemi gustosi Buon Duel. Aspetta che c'è la prova del cuoco. Yeah. The speck is crispy. Ok. The black bread is brown and toasted. Very nice. Quella insalata. The salad. Adesso ho capito perché lo chiami tenero. Tenero. Very, very nice. Ancora questo, che questo è buonissimo. It's all really, really good. So. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Yeah, buon duel. Ciao. Buon qua.